Campione del mondo in campo nell'82, una vita da mediano all'Inter con scudetti e coppe da calciatore e da dirigente, ora anche campione d'Europa con la stessa qualifica. Un campione vero di quelli che oggi che mancano al calcio moderno, sia in campo che fuori. Gabriele Orjali è in vacanza a Sanremo, come fa molto spesso, e oggi il sindaco Biancheri e l'assessore Faraldi lo hanno voluto premiare, un modo per fargli capire che Sanremo è anche a casa sua. Beh sì, non è la prima volta, voglio dire, no? È già molti anni che io e la mia famiglia veniamo qui a Sanremo, quindi fin da qualche anno, anche perché ci siamo sempre comunque trovati bene, quindi grazie anche all'ospitalità del comune e delle persone di Sanremo, quindi abbiamo fatto anche delle amicizie e di conseguenza, insomma, appena c'è la possibilità veniamo a trascorrere qualche giorno qui. Cosa c'è di bello a Sanremo che le è piaciuto in questi anni in cui l'ha vissuta? Diciamo che Sanremo, insomma, sono tanti anni che la frequento, consideriamo, insomma, che le prime volte venne addirittura nel fine degli anni 60 disputando il famoso torneo Carlisboi, quindi ci siamo sempre subito trovati molto bene, ripeto, anche l'ospitalità della gente, le amicizie appunto che si sono fatte e di conseguenza ci si trova bene, oltretutto ora veniamo anche con figli e nipoti, i quali anche loro si trovano benissimo, quindi continueremo ovviamente a trascorrere qui quando è possibile il tempo libero. Campione del mondo nell'82, giocando, campione d'Europa da dirigente nel 2020, diciamo così. Cosa cambia vincere un mondiale da giocatore e vincere un europeo, comunque importante, da dirigente? Beh, intanto sono soddisfazioni, credo che ognuno di noi quando inizia la nostra attività, sia da giocatore che come dirigente, vorrebbe quantomeno provarle, quindi io ho avuto questa fortuna, è chiaro che sono due emozioni completamente diverse, una ovviamente direttamente in campo che è quella dell'82, però insomma parliamo di tantissimi anni fa e quindi anche lì tornare indietro nel tempo diventa un po' più difficile, è più facile raccontare quella più recente. Quindi un'avventura incredibile, eccezionale, creata e iniziata un paio d'anni fa, quindi con l'avvento di Mancini Nazionale, ha fatto un grandissimo lavoro e è riuscito comunque a creare uno spirito di gruppo che poi ci ha portato, insomma, a vincere gli europei e siamo molto felici e contenti anche perché, insomma, abbiamo dato un segnale importante a tutto il movimento sportivo e quindi anche sulla scia appunto della vittoria degli europei. Ho visto che anche agli Olimpiadi abbiamo fatto grandissime cose, quindi un grande complimento a tutti gli atleti che hanno potuto partecipare sia agli europei che alle Olimpiadi, quindi speriamo ovviamente che questo possa servire anche al nostro paese per riprendere una normalità, una vita normale, insomma. Per terminare, Lelio Orjali, campione del mondo nell'82, ha vinto da dirigente il triplete e l'ultimo scudetto dell'Inter e l'europeo. Adesso c'è il mondiale. Sì, beh, ora ovviamente, insomma, visto quello che è successo agli europei, tutti pensano, è chiaro che, insomma, in questo momento siamo in fiducia e quindi ci prepareremo al meglio ovviamente per questa manifestazione così importante, sperando ovviamente di poter fare il meglio possibile, quindi certo che in questo momento non si possono far promesse, di sicuro comunque ci toglieremo qualche soddisfazione così come abbiamo fatto nell'ultimo passato recente. Magari consigliando a mister Mancini di venire in vacanza a Sanremo? No, beh, io penso che lui comunque ci sia già stato, quindi, però anche lui, siccome è molto preso e impegnato, quindi se è possibile non è detto, comunque glielo dirò.